Marta è una delle figure meglio riuscite di tutta l'opera artistica di Carlo Crivelli, è in assoluto quella meglio riuscita. La lettura dell'opera d'arte, ci sono delle cose da scrivere e ci sono delle schede, ve le ho preparate. Allora, titolo, autore, committenza, periodo, tecnica e materiale di supporto. Allora, il titolo qual è? Dell'opera, come si chiama? Il titolo dell'opera. Trittico, semplicemente trittico di Carlo Crivelli, semplicemente questo. L'autore, l'autore Carlo Crivelli, la committenza è di una famiglia nobile di Montefiore che si chiama Partino, però a parte il nome Partino della famiglia, che cos'è la committenza? Che chi la commissionò? Un pittore che ha fatto un quadro per questa famiglia. Perché la famiglia gliel'ha chiesto, ok? E il secondo? L'autore, va bene. Tecnica, materiale di supporto, ok, siamo con la pittura su tavola. Ve l'ho detto prima che sono delle tavole di legno quelle. Poi le altre schede sono individuare gli elementi figurativi di ciascun personaggio. Quindi quali sono gli elementi figurativi che caratterizzano questi personaggi? Quali sono gli elementi figurativi di Santa Caterina? Corona, scarpa rossa e corona. Va bene. Poi l'altra. Riassumere quanto è rappresentato per ciascun personaggio. Quindi se dobbiamo riassumere Santa Maria Maddalena, che cosa scriveremo? Che è una cella rossa. Che rappresenta. Che rappresenta. Però quello che rappresenta, perché? Che rappresenta